Un saluto, un abbraccio e un augurio. Quale? Innamorarci del Signore per essere liberi e felici, perché il Signore ci ha creati per la felicità, non per l'infelicità, e chi è infelice è in un certo senso un po' lontano dal Signore, non ha una fiducia piena in Lui. Il Vangelo è quello di Luca, capitolo 14, versetti 15-24. In quel tempo uno dei commensali, avendo udito questo, disse a Gesù: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio». Gli rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. All'ora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: «Venite pronto!» Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: «Ho comprato un campo e devo andare a venderlo. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi». Un altro disse: «Mi sono appena sposato e perciò non posso venire». Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: «Esci subito per le strade e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi». Il servo disse: «Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto». Il padrone allora disse al servo: «Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena». È un brano che ha grande significato. L'altra sera ero invitato, c'erano tantissime persone e li guardavo tutti e vedevo nei volti tanta tristezza, tanta amarezza. La felicità era una felicità ostentata, una felicità che non era sincera. I volti non sprizzavano luce, c'era un sorriso un po' fazioso. E allora io mi chiedevo: se loro sapessero che il Signore potrebbe dare loro la vera gioia, certamente si convertirebbero. A volte tanta gente non si avvicina al Signore perché non sanno veramente chi sia il Signore. Il Signore vuole il nostro bene. Mi diceva una persona: «Io non voglio diventare santo», come a dire, «io non voglio sacrificarmi, io voglio godermi la vita». Ecco l'inganno. Perché l'inganno? Perché essere santi vuol dire essere felici, vuol dire avere come bagaglio un mondo di valori incredibilmente belli, perché solo la spinta a realizzare grandi valori, soprattutto l'umanità, la sincerità, la bontà, porta l'uomo alla pace. E il Signore in questa bella parabola, in questo bel testo, viene a dirci che invita tutti, però come tutti noi, come avviene ora e come è sempre avvenuto, prendiamo 1000 scuse: «Non posso, non posso, non posso». Perché? Perché do molta più importanza alle cose del mondo che alle cose di Dio. Le cose del mondo svaniscono. La storia nostra sulla terra dura un secondo. Poi saremo proiettati verso l'eternità. E allora non siamo stati neanche intelligenti. Perché la persona intelligente deve chiedersi: cosa c'è dopo la morte? C'è un'altra vita? Oppure l'uomo ritorna in polvere? Se noi ben riflettiamo e seguiamo la parola di Dio, dobbiamo sapere che la morte non è la fine di tutto, non è il rientrare nella materia.
con la morte noi entriamo nella vera dimensione, la dimensione dell'eternità. E allora cambierebbe tutta la nostra storia. Non prendiamo scuse. Affidiamoci al Signore. Leggiamo un po' il Vangelo. Cerchiamo di scegliere programmi costruttivi, qualche buona lettura. Ritorniamo la domenica a messa ad ascoltare Dio nostro Padre, tuo Padre che ti cerca perché vuole realizzare con te una vera storia d'amore. Il cristianesimo non è tanto una dottrina, dei precetti. Il cristianesimo è l'incontro con una persona. E io mi chiedo, il sacerdote vive da solo e quando rientro a casa io non avverto la solitudine. Dico, bene, sono ritornato nella nostra casa, dove abita il Signore, dove abita la Santissima Trinità, dove abitano i Santi. Ed è questo ciò che conta, la vera vita, la dimensione di eternità. E noi che cosa facciamo? Un baratto pessimo. Scegliamo i beni che svaniscono, che lasceremo una volta che il Signore ci chiama e non desideriamo i beni eterni. Signore, spiegaci tu queste cose, aiutaci a capirle, aiuta noi cristiani a saper presentare questo Signore d'amore e di misericordia e allora certamente la tua casa sarà piena, verremo tutti al banchetto dell'eternità e non ci accontenteremo più dei banchetti della vita terrena, banchetti illusori dove i cibi sono spesso cibi di veleno, cibi che non sono buoni. Arrivederci.